Chiediamo al governo di far rispettare l'accordo firmato nel 2018 e poi di risolvere questa vertenza, che sono 2 anni che noi siamo in questa situazione. E adesso con il nuovo ministro, sperando che questo ministro riesca ad aiutarci, perché gli altri due governi non sono riusciti ad aiutarci, e sperando che quest'altro ministro riesca a darci una mano a risolvere la nostra vertenza. Chiediamo che il governo faccia il governo, cioè che faccia rispettare gli accordi, perché il governo, in quanto garante di un accordo fatto con la multinazionale, deve essere garante di far rispettare l'accordo. Chiediamo questo, è il nostro diritto. C'è un accordo firmato al Ministero, il governo è garante, adesso c'è tutta la politica italiana che è all'azione, al governo, quindi ci aspettiamo che i nostri diritti vengano e che il governo non si faccia calpestare dalla multinazionale che prende i soldi, viene, prende i soldi e poi scappa. Allora, il ministro ha dichiarato di essersi presentato oggi, nonostante non sia ancora formalmente insediato, perché gli manca la fiducia, in qualche modo su mandato di Draghi. Perché, come esemplificato dal discorso di Draghi, il cuore di questo governo, così ha dichiarato, sarà il lavoro, ovvero sia garantire i lavoratori. Noi gli abbiamo chiesto 3 cose. La prima: riaprire immediatamente il confronto con Whirlpool. La seconda: toccargli il portafoglio e parlare con gli americani. Gli abbiamo raccontato che, per quanto ci riguarda, una telefonata non è neanche vagamente sufficiente per aprire una trattativa che va fatta con la proprietà americana. E gli abbiamo sottolineato che, per quanto ci riguarda, gli americani capiscono solo una lingua, i soldi. E dato che questo è il governo che distribuirà i soldi, da quel presupposto deve partire il confronto. Terzo, dato che lui si deve insediare, ci ha detto che la prossima settimana inizierà subito a studiare, a prendere i contatti, e che la nostra sarà una delle prime vertenze che convocherà. Serve che si proroghi il blocco dei licenziamenti, perché oltre ai lavoratori della Whirlpool di Napoli, se non si fa qualcosa, saranno migliaia i lavoratori che rischiano di essere in mezzo a una strada il 2 di aprile, mentre qua si prende l'orientamento nel palazzo. Ci ha detto che da immediatamente, cioè da subito, non solo la nostra avvertenza, ma più in generale istituisce un tavolo di lavoro con il Ministero del Lavoro proprio per allungare, spostare la data del blocco dei licenziamenti. Non ci ha dato garanzia, ma ci ha detto che la volontà è quella di provare ad allungare il blocco dei licenziamenti, perché serve tempo a noi, ma serve tempo anche a questo nuovo governo. L'ultima cosa, poi lascio la parola agli altri: lui ha tenuto molto a dire, a presentarsi come uomo e come politico, come una persona composta e seria. Ci ha detto: ne avete passate molte, quello che vi posso garantire è che se parlo faccio. Questo è un impegno personale che ha voluto che vi venisse trasmesso, come sempre, come dire, va preso per quello che è. Le persone che si dichiarano persone di fatto vanno misurate sui fatti. Abbiamo comunicato che ovviamente la nostra mobilitazione continua. Vuole il caso, ve lo dico, infatti abbiamo parlato molto di Varese, perché il ministro abita vicino allo stabilimento di Cassinetti. Quindi, se c'è una fortuna, che lui sa benissimo che Whirlpool è piena di lavoro e non un'azienda zombie, come dicono. Quindi questo piccolo vantaggio ce l'abbiamo. Noi avevamo Di Maio vicino a Napoli. Sapeva. No, cerchiamo di non ridurre.